Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio. Tutto è connesso, tutto è collegato. Sembrano slogan moderni, attuali, non certo di altri tempi, non certo del tempo del Signore Gesù, eppure per un cuore attento e sapiente non è di certo una novità. È tutto così interconnesso che un piccolo movimento di energia causa altri spostamenti di forze. Dove sta il problema? È il fatto di non vedere materialmente quel piccolo movimento. Sembra che non esista, eppure i frutti, le conseguenze le vediamo, le abbiamo sotto gli occhi. Gesù ci dice: con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio. L'energia che investi qui e ora ti sarà restituita. Il modo in cui stai dentro questo mondo, il come, tutto sarà rimesso in circolo e ti accoglierà, non soltanto nelle dimore eterne, ma anche qui, ora. Dunque non si tratta di essere moralisti, quanto piuttosto sapienti. Non dobbiamo avere paura, ma essere scaltri. Tutto è connesso, ogni cosa è collegata. A noi l'astuzia spirituale nel saper seminare adesso misericordia e perdono per ricevere misericordia e perdono. Ho consapevolezza di questo principio primo che anima la vita? Usa questa chiave di conoscenza prima che sia troppo tardi.